In questo video che voglio dedicare a tutti gli amici camperisti, voglio illustrare quella che considero una delle più belle aree di sosta camper, immersa in questa meravigliosa foresta appenninica. Ecco, è una delle poche aree di sosta dove c'è la possibilità di sostare non solamente in condizioni tradizionali, su ghiaia o su asfalto, ma anche e soprattutto in queste splendide piazzole immerse nel verde. La località si chiama Le Polle, ha circa 1200 metri di altitudine sulle pendici del Monte Cimone. Dopo andiamo a vedere una zona che riserva tante, tantissime risorse, risorse per il turismo, risorse per il plein air, risorse per i camperisti. Questa è un'area di sosta tutta da vedere e tutta da condividere. All'ingresso dell'area di sosta, Rio delle Ghiaie, possiamo anche entrare col camper, prendere posto, poi telefonare. Qui c'è proprio il numero di telefono e la Tana del Lupo, che è un grande bar, ristorante, self-service, molto bello, adesso andiamo a visitarlo, che gestisce la struttura, si trova là, quindi un po' prima. Ecco, qui siamo nel centro della struttura. La maggior parte delle piazzole è su terra battuta, ghiaia perfettamente pianeggiante. Le piazzole sono numerate e sono anche assistite da una centralina per la fornitura dell'energia elettrica. Il cuore dell'area di sosta è questa struttura in muratura dove troviamo i servizi, i lavandini, le docce e anche una piccola area di relax nei casi magari di maltempo per aggregarsi e stare tranquilli. Qui c'è anche uno splendido doppio barbecue pronto per le nostre grigliate e i momenti in compagnia. Bagno abbastanza pulito e confortevole, però con un discreto disappunto per la funzionalità delle docce. Funzionano col sistema a gettone, moneta da 50 centesimi, però l'acqua esce fredda. Ora che si scalda 20-30 secondi al massimo, finisce il timer e bisogna inserire un'altra moneta. Per fare una doccia io ho dovuto metterci tre monete, non è la spesa, è proprio la mancanza di comfort, perché significa uscire insaponati, mettere un altro gettone, risciacquarsi, mettere un altro ancora. Non ci siamo, quindi sistemate gentilmente la gettoniera delle docce. Adiacente al bagno c'è anche l'area di carico-scarico completa di tutto, quindi la possibilità di caricare le acque chiare, scaricare le acque grigie e quelle nere. Quindi qui si vede molto bene alle mie spalle la struttura nel suo insieme. La maggior parte delle piazzole è pianeggiante su ghiaia e è un po' anche quella che vedo essere privilegiata dai camperisti in genere, più comode perché magari c'è la vicinanza dei servizi, il terreno perfettamente pianeggiante e anche l'esposizione al sole, che per molti mezzi può essere comoda e confortevole. Per esempio, nel caso in cui uno non avesse modalità di allacciarsi alla rete elettrica, utilizza la ricarica con i pannelli solari. Io personalmente preferisco e prediligo quelle piazzole, non sono molte, sono 10, forse una dozzina, intarsiate nel verde del bosco. Non solamente camper, ci sono anche 15 piazzole nel bosco dedicate alle tende, quindi anche i campeggiatori che preferiscono soggiornare in tenda possono godere di un ambiente innanzitutto autorizzato, perché fuori dalle zone autorizzate il divieto di campeggio nei boschi è abbastanza severo, soprattutto nel periodo estivo. Attenzione, perché ci sono parecchi controlli ed è comunque giusto e doveroso rispettare da questo punto di vista le normative. Quindi se io voglio vivere nel bosco devo farlo dove sono autorizzato a poterlo fare. Mi piace evidenziarla, anche se non c'è problemi di fornitura dell'acqua, perché ai servizi ovviamente c'è la possibilità di accedere all'acqua potabile, però proprio qui adiacente all'area camper c'è questa splendida risorsa
di acqua di montagna, è una delle mie risorse preferite proprio perché al mattino è possibile svegliarsi, attingere alla fontanella acqua fresca di sorgente e poi proprio qui iniziano i sentieri e si perdono nei meravigliosi boschi dell'Appennino emiliano. Qui ci sono splendide escursioni, questi sentieri perfettamente indicati dalla segnaletica che consentono di fare camminate meravigliose, trekking, ma anche per gli appassionati di mountain bike, biciclette elettriche anche da montagna come si usa oggi, c'è la possibilità di fare escursioni veramente meravigliose. 100 metri di distanza neanche dall'area di sosta camper e subito immerso nel mondo, nella vita, nei colori, nella vegetazione, possibilità di ascolto, possibilità di meditare, possibilità di riflettere, possibilità di rinfrescarsi, possibilità non da poco anche di fare, qui non ha molto senso perché siamo appena distanti pochi metri, però ci sono dei bellissimi tavoli da picnic, ce ne sono parecchi, anche più avanti, quindi molte aree organizzate e strutturate molto bene, il luogo è abbastanza curato, non è super pulito, non è super organizzato, però nella media è comunque abbastanza ben tenuto, mettiamola così. Purtroppo la salvaguardia dell'ambiente è legata non tanto a chi lo deve curare, ma a chi deve evitare di trattarlo male. Quindi se venite all'area di sosta, qui alle Polle sull'Appennino, ma in qualunque altra area di sosta, sia chiaro, è perché c'è amore e desiderio di stare bene nell'ambiente e nella natura, altrimenti non facciamo il plein air e ce ne andiamo in albergo dove possiamo concederci vizi e capricci. Qui siamo perché l'ambiente amiamo, perché ci piace stare nella natura e la natura va assolutamente, rigorosamente rispettata. I fuochi in questo caso li possiamo accendere dove c'è, come in questo caso, un braciere rialzato, ma non possiamo farli nel bosco. Attenzione perché la forestale l'ho vista circolare già un paio di volte e sono giustamente molto severi visto che il rischio di incendi purtroppo è molto elevato dovuto anche a parecchia siccità degli ultimi anni. Ambiente da amare, ambiente da rispettare, ambiente da vivere. Questo è un luogo veramente molto bello, molto magico e anche poco frequentato, per cui c'è la possibilità, come adesso, siamo in pieno agosto, di muovermi, spaziare e respirare anche questo momento di autentico contatto con la natura. Qui la natura si sente. Quindi se vogliamo integrarci e interagire con questo tipo di ambiente, dobbiamo mantenere il nostro miglior rapporto, perché quello che diamo all'ambiente è anche quello che riceviamo e viceversa, quello che riceviamo diventa poi quello che diamo all'ambiente. Il mondo e la natura ci danno bellezza, riceviamola, manteniamola, portiamola in noi, è una grande ricchezza ricevere bellezza. Grazie albero, grazie fronde, grazie foglie. Qui c'è ancora addirittura lo spazio per immergersi nel silenzio, nell'ascolto, nella freschezza, nella bellezza. Quindi very, very nice. Happy birthday, consigliatissimo. Quelli che sono i miei gusti, le piazzole più belle sono queste immerse nel bosco. Cioè guardate la posizione di questo camper, proprio questa è una piazzola quasi esclusiva, c'è solamente un posto in questa posizione, qui c'è l'allacciamento con l'energia elettrica, quindi non manca nulla. Gianna è parcheggiata là sotto, adesso volevo un po' più ispezionare questa zona privilegiata perché secondo me qui l'energia della vita da camperista per me assume risvolti connotati e potenze di altissimo livello. Io sto veramente bene. Io ho scelto una piazzola abbastanza isolata perché ovviamente su
sono uno scorbuticone, ma soprattutto col leone, più sto lontano dagli altri cani e dagli altri camper, e maggior tranquillità purtroppo c'è per tutti, è un po' una necessità, prospiciente. All'area di sosta abbiamo tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, quindi vetro, differenziata. Sempre per quanto riguarda il lavaggio della biancheria, nel piccolo borgo di questa zona, no, sotto il Monte Cimone, che è una stazione sciistica prevalentemente, ci sono anche altre piccole risorse, tra cui una lavatrice, asciugatrice a gettoni, proprio di quelle di tipo tradizionale, industrializzate. E questo è un grande scenario, questo è il compressorio sciistico che porta in vetta, credo, al Monte Cimone. Non chiedetemi particolari dettagli geografici perché sono qui da turista, però qui si aprono un po' tutte quelle che possono essere le strutture e i servizi, non solo nella stagione invernale ma anche nella stagione estiva. Guardate quanto spazio per correre, giocare, per camminare, ci sono sentieri ovviamente un po' ovunque. Lassù c'è un laghetto di pesca sportiva e qui tanti tantissimi ristoranti, bar, con dei prodotti tipici veramente apprezzabili, anche con dei piatti da sport. Io l'altro giorno ho preso un paio di portate di primi tortellini, qui siamo nel cuore montano dell'Emilia Romagna e qui viaggiano dei piatti veramente importanti e soprattutto molto buoni, a dei prezzi veramente accessibili anche in confezione da asporto. La tana del lupo nello specifico non è solamente un ottimo ed eccellente bar al ristorante, ma è anche proprio la location che gestisce l'area stessa di sosta camper. Quindi una volta posizionato il nostro camper, ovvero prima ancora di entrare, veniamo qua, diamo i documenti, numero di telefono, nome, cognome, la targa del veicolo, e paghiamo anticipatamente una quota molto più che sostenibile, stiamo parlando in alta stagione di 15 euro a notte, corrente inclusa. È bene sapere che trattandosi di una località, non dico di alta montagna, però comunque una località terminale, quindi qui proprio dove c'è l'area di sosta finisce anche la strada, non ci sono particolari negozi, quindi se io devo arrivare e fermarmi qualche giorno conviene organizzarsi un po' prima. C'è solamente questa piccola bottega di alimentari dove possiamo trovare il pane fresco e alcune cose molto buone, però per il resto conviene organizzarsi prima della partenza. Ci tenevo a presentare questa area di sosta perché è una delle mie risorse preferite. Io ci vengo quasi tutti gli anni ormai, da quando ho il camper, in pieno agosto, perché non è molto popolata nelle altre località, è quasi impossibile trovare un posto camper, è in quota, quindi siamo intorno ai 1200-1300, quindi c'è un'aria meravigliosa, adesso il sole sta tramontando, guardate proprio la meraviglia di questi raggi dorati, l'aria si sta rinfrescando, non è stata una giornata caldissima, siamo ancora in pieno agosto, ci sono queste risorse per il trekking, camminate, nella stagione invernale deve essere una favola venire qui e andare direttamente a piedi sulle piste da sci del Monte Cimone, che poi credo che sia un comprensorio che si collega magari anche ad altri, non lo so per certo, però qui vicino c'è la Betone e quindi è una zona di piste e escursioni di altissimo interesse. Rio delle Ghiaie, località Le Polle, nel comune di Rio Lunato, provincia di Modena. Questo significa che anche da Bologna, Parma, ma io vengo da Lecco, e quindi uno spostamento veramente minimale, come tutte le zone dell'Emilia Romagna si mangia veramente, veramente bene. Abbiamo visto qui alla Tana del Lupo, dove c'è la gestione dell'area di sosta stessa, che fanno dei piatti, gnocchi al tartufo, tortelloni ai funghi, zuppe di cereali e legumi, piatti tipici dell'Appennino tosco-emiliano. La Toscana è qui a pochi passi, un attimo, anzi siamo più vicini al Mar Tirreno che al Mare Adriatico. Guardando l'orizzonte si vede tutto lo smog, l'inquinamento e l'umidità della pianura che rimane lì in basso e forma una cappia marroncina. Questo fa capire che qui l'aria è completamente diversa, difatti sono venuto qua anche un po' per rigenerarmi e nonostante la stanchezza, il caldo
che ho lasciato quando sono partito nel giro di 2 o 3 giorni, ho cambiato completamente energia e sono pronto per ripartire con Gianna, con Leone, cane coccolone, in cerca di nuovi spazi da vivere e da raccontare.